Nel tempo ho visto il paese cambiare, ma una cosa è sempre rimasta la stessa: l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari: luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio. L'essenza di un territorio è nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze, e soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro, di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi. BCC di Castiglione Messere Monde Pianella, una banca differente che dà fiducia alle tue idee. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter prestorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita, oltre a numerosi sconti sui farmaci. La nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino.
triste tante e sagaiemoci nubriante con meravigliosa sapienza all'uomo fatto a tua immagine hai conferito il dominio su tutte le creature, stendi la tua mano perché questi animali ci siano di aiuto e sollievo nelle nostre necessità, fa che in un armonioso rapporto con la creazione impariamo a servire e amare te sopra ogni cosa per Cristo nostro Signore. Amen.
mancava dal Covid, dall'inizio del Covid, tutta questa bella affluenza di persone all'interno del palazzo di Casa Valentini col buio di San Zopito, sicuramente un'emozione come la prima volta. Assolutamente sì, anzi più emozionante delle altre volte, perché questi 3 anni di fermo, di chiusura hanno fatto sì che si ritornasse con più entusiasmo e che si ritornasse finalmente alle origini, alle celebrazioni del santo, alla vera festa e non più un qualcosa che si andava man mano spegnendo. Siamo tornati più carichi, più entusiasti e più vogliosi di celebrare il nostro patrono. Vi aspettavate tutta questa gente? Assolutamente non ci aspettavamo tutta questa partecipazione, lo speravamo, siamo contenti soprattutto che molte persone vengono da fuori Loreto, per molte persone è il primo San Zopito e quindi quale occasione migliore di rincontrarsi se non a San Zopito qui in un momento così, così bello. E invece chiudiamo, la tua famiglia inteso come i tuoi genitori, ecco, che hanno vissuto tanti eventi di San Zopito, sicuramente sono tanto felici e tanto soddisfatti di vedere questa gente all'interno di un palazzo storico di Loreto Abrutino. Sì. Sono felici di vedere persone nuove, ma siamo soprattutto felici di rivedere quelle persone che ci hanno accompagnato ogni anno fedelissimi all'evento negli ultimi decenni, quindi bello rincontrarsi. Ma tante persone all'interno del palazzo, mancava questo abbraccio con Loreto Abrutino? Diciamo di sì, abbiamo avuto una pausa molto lunga causa Covid e quindi sentivamo molto la mancanza di questa affluenza, di questo grande coinvolgimento di tutti. Per noi è una festa, una tradizione che vogliamo mantenere e soprattutto tramandare. Le tradizioni vanno tramandate. San Zopito da assessore, perché alla fine siamo nei giorni in cui porterà la nuova amministrazione ad insediarsi, ci si aspettava questo abbraccio con Loreto Abrutino, se lo aspettava Federico Acconciamessa? Beh sì, diciamo che in giro c'è molto entusiasmo intorno a noi, intorno al paese, anche ecco, alle tradizioni locali, che quest'anno sia una delle edizioni più festose di San Zopito, che torna dopo anni di pandemia, riapre il cortile di Palazzo Valentini, ringraziamo la famiglia per la disponibilità, quindi siamo contenti. Paradossalmente il Covid forse ha aiutato a comprendere certe dinamiche anche di appartenenza al proprio paese. Quest'anno ci sono oltre 20 ragazzi nello staff della festa ed è un segnale molto importante che credo che non accadeva da almeno 30 anni. Esatto. Il riconoscimento UNESCO sicuramente ci aiuterà nel promuovere la figura del Bue di San Zopito, che è veramente un unicum per tutta l'Italia e direi forse in tutto il mondo, quindi ci stiamo impegnando, continueremo il lavoro fatto già dalla precedente amministrazione perché ci teniamo molto a questo obiettivo. Emozionato? Sì, è un'emozione che si ripete ogni anno e purtroppo per 2 anni siamo stati fermi. Siamo stati fermi ovviamente non per nostra volontà, ma a causa Covid, cioè abbiamo preferito non abbiamo voluto esporre la cittadinanza al rischio di contagi, però adesso che l'epidemia è passata, quindi festeggeremo 2 volte il nostro santo protettore San Zopito e soprattutto la riacquistata libertà e serenità. Manteniamo viva questa tradizione nella nostra abitazione. Perché è giusto ricordare anche ciò che è stato, ma naturalmente bisogna porre sempre uno sguardo verso il presente, ma soprattutto verso il futuro e quindi verso i giovani. E abbiamo il dovere di coinvolgere i giovani in questi eventi, in queste diciamo, tradizioni, perché alla fine poi dopo le faranno loro, le manterranno vive loro.
stata una festa riuscita con un'ampia partecipazione di persone e posso ringraziare di cuore i ragazzi che hanno accolto il nostro invito a darci una mano, tutte le persone che ci hanno dato una mano sotto l'aspetto economico, gli sponsor, tutte le attività della piazza, e quindi siamo soddisfatti, come del resto lo siamo stati negli anni precedenti, alla buona riuscita della manifestazione. Una bellissima esperienza, di persone molto preparate e competenti, ci stiamo già preparando per l'anno prossimo, un'ottimale festa padronale, ben riuscita, molto di più di quello di quest'anno, anche se quest'anno veramente ci siamo dati da fare tutti. Io sono entrata in volata, diciamo, nell'ultimo, però l'accoglienza è stata bella, è stata una festa molto riuscita, i paesani sono tutti contenti, quindi ci daremo da fare ancora di più per l'anno prossimo. Grazie. Ma io, come persona più, diciamo, uno dei più anziani, per me non è tutta una novità, perché quello che interessa è essere numerosi, e la riuscita della festa è quello che dicono il popolo, quello che dicono noi. Il popolo hanno preso, diciamo, in considerazione la nostra buona volontà, il nostro lavoro e nello stesso tempo la nostra esperienza. Speriamo che lo possiamo andare avanti, lo possiamo dare in appalto a queste ragazze, a questi giovani volenterosi, per portare avanti questa nostra festa di San Sopite. Diciamo, è una delle feste più importanti per Loreto Prutino, una delle feste che ricorda praticamente il padrono di Loreto. Sono contento perché siamo stati numerosi, praticamente è la gente che fa la felicità di quelli che organizzano. Successo del Vino Italy 2023, arriva finalmente il grandissimo successo di Cantina Aperte 2023. Come risponde Cantina Marramiro? La Cantina Marramiro risponde aprendo le porte a tutti i nostri visitatori. Questa è un'edizione eccezionale per il numero di presenze, ed non solamente nella mia cantina ma in tutta l'area vestina, per riprendere il nostro discorso di Terre dei Vestini. Tutte le aziende, i colleghi che hanno partecipato hanno registrato una partecipazione incredibile, ma non solamente in termini di quantità ma anche di qualità. Vediamo persone giovani, meno giovani, che vengono per degustare, per conoscere il vino, per conoscere la cantina, per conoscere la storia e per conoscere il territorio, e questo è per noi il più grande successo. Per quanto riguarda i vini, c'è una particolare preferenza oppure no?
Beh, tutti i nostri vini sono apprezzati dal pubblico, a partire da quelli che sono prodotti con i nostri vitigni autoctoni come il Montepulciano ed il Trebbiano. Non possiamo non citare un prodotto che è da sottozona Terre di Vestini, quale Inferi, che è un Montepulciano che è diventato un po' la bandiera della nostra cantina, e ci auguriamo sempre di più che possa essere riconosciuto a livello nazionale e internazionale proprio come sottozona Terre di Vestini. Dobbiamo sempre di più associare il territorio al prodotto, perché in questo modo possiamo veramente creare una promozione, uno sviluppo economico di tutta la zona e di tutto il territorio. L'essenza di un territorio è nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze, e soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro, di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi. BCC di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella. Una banca differente, che dà fiducia alle tue idee. Nel tempo ho visto il paese cambiare. Ma una cosa è sempre rimasta la stessa, l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari, luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter pressorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita. Oltre a numerosi sconti sui farmaci, la nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino.